Caro clan, bentornati sul canale del clan del vichingo. Dopo la pausa di un giorno, praticamente, torniamo a parlare della numerologia norrena e oggi andremo ad affrontare il numero 4. Ma, ovviamente, prima di continuare, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, invitate, come sempre. Bando alle ciance, iniziamo subito. Prima di iniziare vi ricordo sempre che tutte le informazioni che prendo, le prendo dai miti nordici che potete trovare qua in basso con un po' di sconto se lo volete acquistare. Trovate anche altri libri se volete altri libri, però oggi facciamo riferimento a questa fonte che è una delle migliori. Il numero 4. Cosa simboleggiava il numero 4 per i norreni? Ebbene, il numero 4 per i norreni simboleggiava la creazione stessa della materia. Allora, partiamo un attimo dal principio. Il numero 4 sta simbolicamente alla figura geometrica del quadrato. Figura geometrica del quadrato dove appunto si narra che per fare la Terra disposero questo quadrato dove gli dèi erano soliti giocare, perché si dice che in principio gli dèi giocassero molto a scacchi, gli scacchi norreni, non quelli nostri, giocassero molto a scacchi con delle pedine d'oro. Ebbene, cosa c'entra questo? C'entra perché sopra questa enorme scacchiera che è la Terra, vi misero il cielo, ovviamente, anch'esso quadrato, dove ogni angolo che si poggia a terra veniva sorretto da un nano diverso. E vado a leggere i nomi. C'era Austri, il nano dell'est, Vestri, il nano dell'ovest, Nordri, il nano del nord, e Sudri, il nano del sud. Loro tenevano la volta celeste. Il 4 rappresenta quindi, e vado a leggere dal libro, la manifestazione ordinata di ciò che è terreno rispetto a ciò che è celeste, il pieno possesso della vita e del mondo. E c'è anche da fare una piccola nota a piè di pagina, diciamo così, perché appunto il 4, come vi ho detto a inizio libro, simboleggiava la creazione della materia. Ebbene, un piccolo esempio: il monile che aveva Freya fu creato da quattro nani. Tutto ritorna, tutto ritorna. Il bello di questa mitologia è che se vai a scoprire una cosa in un angolo remoto dove credi che non c'entri niente, dove leggi che sì, ci sono quattro nani che hanno creato un monile, poi vai a capire perché erano quattro e non tre e non cinque e non due. Il cerchio si chiude sempre. Caro clan, io spero che questi piccoli video vi piacciono. Come sempre, andate nella box info che ci sono un bel po' di link per aiutare il canale per approfondire la conoscenza di queste cose. E io vi aspetto domani con un altro video di numerologia norrena. Dal clan del Vichingo è tutto. A presto, guerrieri.